Bentrovati a una nuova edizione di Senior News. Vediamo i titoli. Covid, tornano a crescere i casi, i contagi corrono soprattutto nel sud Italia. Fragilità ossea, la prevenzione passa per uno stile di vita sano. Malattie respiratorie, il percorso terapeutico per i pazienti con BPCO. Pensioni di aprile, stop ai pagamenti in anticipo, si torna alla normalità. Per la seconda settimana consecutiva si registra un netto incremento dei casi di Covid, 500.000 in 7 giorni. I contagi corrono in particolare nel sud Italia, dove sono cresciuti di oltre il 42%, mentre il nord-ovest, il nord-est e il centro si attestano intorno al 30% e le isole al 17,7%. Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe c'è invece una lieve diminuzione dei decessi, che nell'ultima settimana hanno segnato un meno 5,3%. Salgono invece i ricoveri in area medica di quasi il 6%, mentre calano quelli in terapia intensiva. Per mantenere le ossa in salute occorre aderire a uno stile di vita sano ed alimentarsi in modo corretto e completo. Questo è importante in ogni momento dell'esistenza, ma dopo i 65 anni acquistano un peso ancora maggiore nel determinare ossa in salute. Sentiamo. Sicuramente va fatta fin da bambini, se vogliamo, per fare una scorta di calcio nelle nostre ossa, ma non è mai troppo tardi, quindi mi raccomando, l'alimentazione, che deve essere abbastanza ricca di calcio, l'introito di calcio deve essere di almeno 1000-1200 mg al giorno, e quindi pensiamo ai latticini che sono più ricchi di calcio, non c'è dubbio, ma oggi abbiamo anche dei prodotti scremati per evitare il problema del colesterolo. Ma esistono anche acque minerali in Italia ricche di calcio che danno un contributo. Quindi sicuramente l'alimentazione è importante. Poi appunto evitare condizioni di rischio, quali ad esempio il fumo. E mi raccomando anche l'attività fisica. L'attività fisica è fondamentale. Lo scheletro, ha un beneficio dal carico, quindi l'attività fisica che comporta carico, la passeggiata veloce, aggiungiamoci anche il ballo, dai, anche qualcosa di piacevole, è assolutamente importante perché appunto è uno stimolo per l'osso e per il muscolo anche a continuare a rigenerarsi, a rinforzarsi. Quindi mi raccomando, sempre in termini preventivi, l'importanza dell'attività fisica. E poi, come sapete, è importante una vitamina, la vitamina D. La vitamina D che in maniera fisiologica produciamo esponendoci al sole, ma vi ricordo, in particolare per gli anziani, che già dopo i 60 anni, quindi mi ci metto anch'io, comincia a ridursi la capacità della nostra pelle di produrre vitamina D esponendoci al sole. Quindi, anche se prendiamo la tintarella, a parte il rischio per la pelle, per altre patologie della pelle, non riusciamo a produrre abbastanza vitamina D. Quindi, in particolare negli anziani, soprattutto ovviamente nei mesi invernali, ma non solo, dobbiamo ricorrere a una supplementazione con vitamina D. Smettere di fumare è l'intervento più importante da compiere per migliorare la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Per quanto riguarda il trattamento farmacologico, generalmente la BPCO si cura con farmaci per via inalatoria, che raggiungono così il sito della malattia, riducendo i possibili effetti collaterali. Vediamo. Persona che smette di fumare arresta in qualche modo il danno respiratorio, la persona che continua a fumare continua il suo percorso verso una progressiva riduzione della funzione respiratoria. Al di là di questo, abbiamo la possibilità di dilatare i bronchi con alcuni farmaci e con altri farmaci che spesso sono associati con i primi, quindi con i dilatatori delle vie aeree, i farmaci antinfiammatori. Tutto questo aiuta a migliorare la capacità respiratoria della persona e quindi a metterla nelle migliori condizioni per poter lavorare alla sua rieducazione, alla sua riabilitazione. Da aprile le pensioni torneranno ad essere pagate a partire dal primo del mese, anche negli uffici postali e non in anticipo, come era ormai prassi dall'inizio della pandemia. A seguito della cessazione dal 31 marzo prossimo dello stato d'emergenza, Poste Italiane comunica infatti che a partire dal mese di aprile sarà ripristinato il normale calendario di pagamento delle pensioni.
Senior News termina qui. Vi ricordo che se volete aiutare i bambini e le famiglie dell'Ucraina potete fare una donazione all'UNICEF. Senior Italia Federanziani sta coinvolgendo i suoi aderenti per dare un contributo concreto per sostenere tanti bambini vulnerabili in Ucraina e nei paesi vicini. È possibile effettuare la donazione direttamente sul sito dell'UNICEF o al numero 874 500 00. Inoltre sul sito di Senior Italia potete rivedere questa e tutte le altre edizioni. Arrivederci a domani.